Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Queste sono le prime due terzine del 33° canto del Paradiso del sommo poeta Dante Alighieri, che davvero in un modo sublime riesce a mettere in poesia la nobiltà di questa donna, Maria. In questa prima terzina, Dante raccoglie le principali prerogative che appartengono alla Vergine, sottolineando la grazia tutta singolare che riceve Maria. Ho sempre immaginato la Madonna come una che sta sulla sua nuvoletta con le mani giunte, come se fosse un accessorio da mettere sopra un mobiletto. Ma se pensiamo alla sua rilevanza nella storia della salvezza, caspita, lei è stata protagonista, ha partecipato attivamente al piano salvifico dell'umanità intera. E non è finita lì poi, si è presa tutta la responsabilità dell'essere madre di centinaia, migliaia, miliardi di figli. Lei è una donna speciale, tutta piena di grazia, tutta bella. Il peccato non ha mai corrotto il suo cuore, umile e alta più che creatura. La creatura più alta di tutte, ma anche la più umile. Che paradosso! Come può un umile essere il più alto di tutti? Perché in realtà la logica di Dio è ben diversa dalla nostra logica. Nel silenzio, Maria ci ha permesso oggi di poter partecipare al corpo, al sangue, all'anima, alla divinità del suo sacro figlio. Questa seconda terzina mi piace tantissimo, che dice: tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tu sei colei che ha nobilitato a tal punto la natura umana che il suo creatore non ha disdegnato di farsi creatura, di farsi egli stesso creatura. Immagino la scena, Dio che dice: però con questa donna ne vale la pena. E con quella donna, attraverso quella donna, si apre la porta per noi. Perché Dio oggi dice a noi: anche con questa persona ne vale la pena. Io mi faccio carne e abito il corpo, il cuore, l'anima di questa persona. Dio non disdegna l'imperfetta condizione umana, ma ci dice: guardate Maria, lei che è la più alta di tutte le creature, è umana, è fatta di carne, ma ha uno spirito così forte che ora è eterna. Ed è così che noi figli dobbiamo vivere. Certo, Gesù Cristo rimane il fulcro della vita cristiana, il mediatore, l'unico, ma guardiamo anche Maria, perché Gesù aveva un vantaggio, cioè era Dio, è Dio. Alcuni di voi potranno dire, come dicevo anch'io, ma Maria è stata concepita senza peccato, grazie, anche lei aveva un vantaggio. Alt, vi dirò quello che è stato detto a me. Anche Eva è stata creata senza il peccato originale, eppure è stata corrotta. Anche Maria avrebbe potuto scegliere, perché la libertà è costituzionale per Dio, ma lei ha scelto lui e lui ha scelto lei. Impariamo l'umiltà da Maria, impariamo il servizio di Maria, impariamo a contemplare Cristo come lei contempla Cristo e ad amarlo come lei lo ama. E potremmo anche noi, oggi, in questo mondo, in questo momento, nobilitare la natura umana.